Salve a tutti, Watchkibari, io sono Super Joe Master e oggi benvenuti in questo nuovo episodio di Skylander Spyro's Adventure. Ok, ho deciso di iniziare con Cinder perché è una draghessa dei non morti e io adoro questo personaggio, davvero. Allora, adesso andiamo a parlare con Gargolfin. Ottimo, l'avevo capito che eri in gamba. Allora partiamo per l'isola della chiazza d'olio? Certamente. Finalmente qualcuno che mi prende sul serio. Niente battute sul pesce piccolo, sul non sapere che pesci pigliare. Bah. Ok, andiamo. Sono la bella navetta. Sì, a proposito, sarà meglio che ti aggrappi a qualcosa. Yahoo! Sai, questo posto era splendido prima che i troll iniziassero a estrarre il petrolio. Lo danno tutto a Chaos per quei suoi macchinari assurdi. E poi, come se non bastasse, hanno catturato la mia gente. Ma ora ci sei tu. Sistema questa faccenda, Skylander. Libera la mia gente e dai una lezione a quei troll. E fa presto. Sento già l'odore della brace e della salsa tartara. Mamma mia. Capitolo 5. Isola della Chiazza d'Olio. Ok, cosa importante, qua c'è la pergamena storica, quindi occhio. In origine i Moleken si frizionavano i capelli con l'olio. Purtroppo invece di rinforzarli ne provocava la caduta. Ora che i Moleken sono tutti calvi... Ah, ok. Guardate, Cinder può volare sull'acqua. Interessante. Ok, qua c'è sto tizio, ma non serve a niente parlare con lui. Possiamo andare avanti. Troll scimmione. Wow. Meglio se distruggo. Ok, questo è il primo livello dove appunto appaiono i troll. E qua c'è una gemma dell'anima. È la gemma dell'anima di Wemshell. Guardiamo l'anteprima. Wemshell è un bellissimo personaggio che lo vedremo dopo, credo, non ne dia quando. Ok, adesso ritorniamo sopra. E ora facciamo questo giochino. Dobbiamo spostare questo. E ecco qua, il raggio ha aperto la porticina, belli. Molto bene. Ok, là vedo che c'è un nuovo nemico. Stregotto della tecnologia. È molto pericoloso. Fa dei laser maledetti. E morite, 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 morite. Morite. Muori. Muori. Aia, che dolore che toglie sto qua. È terribile. Lo stregotto della tecnologia. Allora qua. Allora, comunque da questa parte si poteva andare a prendere la gemma di Wemshell e basta. E di qua abbiamo il forziere, eccolo qua. Tanti tanti bei soldini. Molto bene. Qua serve uno Skylander dell'elemento acqua comunque, per... Oh. Troll Blaster. Fatti sotto. Attenzione perché questo qua spara. Con il occhio. Non toglie tanti danni, sì. Cioè, non fa tanti danni, sì. Belli, è livello 4. Vabbè, dai. Se mai un giorno provo a potenziare di più i miei Skylander. Ok, andiamo avanti. Oh, qua servono gli Skylander d'elemento tecnica. Ma sì, dai, cambiamo. E questo coso. Ok, così, perfetto. Allora, Boomer è l'unico troll Skylander in assoluto. È buono e basta. Adesso facciamo così e apriamo quella porta.
Ma però non si dice, mannaggia, allora, però dobbiamo salvare sto tizio. Ok, uno su cinque, ma prima di tutto andiamo da questa parte. Boomerang è un pochino piccolino, eh. Ok, morite, muori, scemo. Ecco qua, aspetta, aspetta, attenzione a questi troll granatieri. Andiamo, 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 forza, andiamo, andiamo, forza. Volete un po' di miccia? E beccatevi questo. Aspetta. Ok, perfetto. Tanti tanti soldini per Boomer. Allora, qui raga, devo cambiare personaggio un attimo solo, eh. Ed eccolo qua, Wemshell. Ma la cosa più importante, raga, è che qua, se non erro, c'è la gemma dell'anima di Boomer. Eccola! Lo sapevo. Guardate che roba. E guardiamoci l'anteprima. Molto interessante. Ok, adesso bisogna tornare indietro comunque. Allora, io in realtà vorrei. Sapete una cosa, raga? Wemshell non lo so se usarlo, eh. Che. Dobbiamo vedere un pochino di più Boomer in realtà, eh. Andiamo un attimo, eh. Ah. Troll granatiere, infatti. Troll granatiere, eccolo qua. Un attimo solo che, ecco, i troll, lo sapevo che c'erano. Brutti schifosi raidi. Morite, morite, muori anche te. Aspetta, salviamo il pesciolino. Il tritone, quel pesce, vabbè, quello che è. E spostiamo il raggio così, perfetto. Ok, abbiamo aperto una porta comunque. Allora, adesso io direi di cambiare personaggio e ritornare da Boomer. Perché Boomer non l'abbiamo visto per niente. Ok, Boomer, è il tuo momento. Attacca. Babam. Beccatevi ste bombe, ste granate, tutto quanto, tutto per voi, brutti troll schifosi. Io sono l'unico troll buono di tutte le Skylands. Yeah. Spostiamo questo. Ecco qua. No, sono sbagliato per caso. Allora, qua c'è una porta del fuoco, però io direi di andare avanti. Salviamo un attimo questo pesciolino, che è la cosa giusta. Attenzione, attenzione, raga, attenzione, attenzione. Ok, manca solamente lui. Molto bene. Attenzione, 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 attenzione. Ok, scusate se state sentendo forse dei rumori, mi dispiace tanto. Molto bene, di qua non c'è niente. Ok, adesso qua. Oh, troll carro armato Mark 31. Nuovo nemico. Muori male, scemo. Che scemo, ok, perfetto, raga, andiamo avanti. Adesso lanciamo le peggio cose. E apriamo la porta. Sei salvo, amico. Manca solamente. Adesso andiamo ad aprire la porta del fuoco che sta proprio qua. Usa uno Quindi Skylancer cambiamo bianco per personaggio. aprire questa porta. Ed eccolo qua. Eruptor o Eraptor o Eraptor. Vabbè. Allora, questa sezione del livello è molto odiosa. In pratica bisogna entrare dentro questi tubi. Bisogna sperare di arrivare a un pacco regalo o a un forziere. Oppure trovate dei nemici. Ci saranno un po' di tagli, vi avverto. Quindi adesso vediamo un po' dove ci porta. Ok, adesso siamo qua. Adesso facciamo in questo modo. Ok, lì. Si è aperto quello, perfetto. Entriamo qui dentro. Che schifo, chissà che puzza che c'è dentro.
E qua non c'è praticamente niente. Da questa parte. Eruptor è livello 9. Eruptor è un bel personaggio, è un bellissimo personaggio. Poi penso che sia uno dei Skylander più famosi. Allora, un po' se ci riusciamo, eh. Se ci metto un po' di tempo penso di fare il taglio, eh. Che ci porta di qua. Altre monetine abbiamo. Oh, dove stiamo andando? Oh, da questa parte. Interessante. Oh, il pacco regalo, eccolo. Ah, sono tornato qua. Oh, tesoro leggendario. Per fortuna. Eccolo qua. Trofeo ittico. Un pesciolino bruttissimo. Un brutto, brutto pesce. Davvero un brutto, brutto pesce. Ah no, sono tornato indietro. Lunga roba brutta. Davvero una rottura di capo. Ok, adesso vediamo un po' se ce la facciamo. Eccolo qua, il pacco regalo. Odioso pacco regalo. Wow. Cappello Stora Lavandini? Sei serio? Allora, non dovrebbe esserci più niente in realtà, mi sa, perché abbiamo visto tutto. Forziere, non ce ne sono. Credo, Livello superiore per Eruptor, livello 10, grande. Ora controlliamo un attimo, se c'è qualcosa. Aspetta, qua c'è un nemico. Uccidiamolo. Sono tornato di nuovo qua, che bello, Allora, sono riuscito ad uscire dal questo dei tubi. È stata davvero lunghissima sta roba. Letteralmente, raga, è una rottura. In pratica ho dovuto spostarmi tra i tubi. Ci ho messo 10 minuti perché letteralmente è una rottura di scatole. Però tranquilli, poi non c'è più niente. C'è il pacco regalo. E poi c'è il tesoro leggendario. Adesso eliminiamo sto qua. Brum, 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 brum. Salviamo il pesciolino. Perfetto. Ce l'hai fatta. Devo ammettere che non ci avrei creduto se non l'avessi visto con i miei occhi. Però mi rincresce, ma abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto. È questa fabbrica. Inquina le nostre acque e imbratta ogni cosa. Sta mandando tutto in malora. Aiutaci a distruggerla, ti prego. Va bene, ok, ho capito. Comunque mi dispiace se state sentendo forse dei... Eccolo qua, dei rumori. Comunque, raga, qua c'è la bomba, vabbè, lanciamola. Morto. E qua abbiamo il forziere finale. Apriamolo. Avanti. Tutti i forzieri trovati. Perfetto. Nice. Nice davvero. Ora, voi, brutti troll granatieri, volete una bomba? Occhio che esplode. Aspetta. Posso anche fare così in realtà, Ok, è morto quello. Aspetta, serve la bomba, serve la bomba, serve la bomba, serve la bomba. Avanti. Andiamo, Eruptor. Siamo solamente io e te. Aia. Vai. Boom. Ce l'abbiamo fatta. Mega esplosione. E la fabbrica è morta. Yeah. Raffineria dei troll, vabbè. Davvero fantastico per un marinaio d'acqua dolce. Ci hai salvati. Grazie. Oh yeah. E abbiamo finito il livello, grande. Oh, c'è Ugo. Sto cercando di guardare attraverso lo scrutalungi, ma è un po' arrugginito e non va oltre un certo punto. Silenzio, dita di pesce! Sto cercando di concentrarmi! Eccolo, è pronto! Da-da! A nome del mio popolo ti dono questa pompa per il petrolio. Meglio di niente, e prenditi pure tutto il petrolio che vuoi.
Sono davvero colpito, signor Gargolfin. È esattamente quello che ci serviva. Perfetto! Lo useremo per lubrificare lo scrutalungi. Prendi una lattina di quella roba e raggiungimi lì. Va bene, prendiamo lo scrutalungi. Andiamo, Eruptor. Eccolo qua. Perfetto. Ecco, così dovrebbe andare. Eccoli lì, i getti. Fammi fare un passo indietro. Dobbiamo trovare la sorgente eterna dell'acqua per ricostruire il cuore di luce, ma stando al progetto l'acqua non ci servirà a niente se prima non ci procuriamo i getti gemelli di Ocea Major Minor, che io ho trovato lì! Santa sardina! Quella è la baia torbida! È un luogo orribile, infestato dai pirati. Scommetto che non c'è pirata al mondo che non miri a mettere le mani su quei manufatti. Ok, quindi questo è tutto per questo episodio di Skylanders Spyros Adventures. Nel prossimo andremo alla ricerca di questi getti gemelli. Quindi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Bella. Oh yeah, fuoco e fiamme.